nasce l'idea di questo romanzo? Nasce da una tradizione orale familiare, che è una storia che mi è stata raccontata sin da quando ero piccolo da mio padre, dai miei zii, e che io a mia volta ho raccontato alle mie figlie. E devo dire, la prima volta che un abbozzo di Giangadoro è stato messo per iscritto, non l'ho fatto io in realtà, l'ha fatto qualche anno fa mia figlia Francesca, che avendo ascoltato da me questa storia, fece un tema a scuola sulla storia del nonno. Quindi è una cosa che pervade la storia della nostra famiglia, che poi penso che in ognuna delle nostre famiglie ci siano queste storie, specialmente nei tempi appunto dei nostri nonni, bisnonni, in cui si emigrava, in cui c'era tanta povertà, tanta voglia di cercare di uscire da questa povertà, e spesso questo significava partire da qua, a volte tornare. Quindi penso che siano delle storie che forse ognuno dei presenti potrebbe raccontare per la sua famiglia. Io ho raccontato quella della mia. Quindi la storia di un bambino di soli 7 anni che viene affidato allo zio e che attraversa l'oceano. Lo zio Ilarione. A me è parso di vedere sinceramente una di quelle film, di quelle scene cinematografiche, no? Dove c'è tipo ad esempio La leggenda del pianista sull'oceano, oppure Titanic, dove c'è tutto quell'assembramento ai porti, dove queste persone in terza classe partivano, no? Cioè cariche di tutto, oppure semplicemente con il fagottino, con quelle quattro cose che avevano a disposizione. E qui mi è venuto anche da pensare come un bambino di soli 7 anni abbia avuto l'incoscienza, in un certo modo, non perché l'incoscienza dei bambini, ma anche il coraggio di farlo. Questo bambino, praticamente con il suo fagottino, che viene affidato appunto a questo zio, e qui parte il viaggio in terza classe. Lo zio era il fratello della madre, c'era tanta povertà, i suoi genitori vivevano un po' di pesca nel quartiere di Zirconia, di Roccella, e invece questo zio era emigrato in Argentina, aveva fatto una discreta fortuna, la famiglia ce l'aveva a Roccella, dove c'era la moglie, lui ritornava, nascevano dei figli, però la sua vita, almeno nella prima parte della sua vita, la svolse in Argentina. A un certo punto si portò dietro questo nipotino di 7 anni che vedeva questo zio come una figura monumentale, lo era pure fisicamente, questo zio Ilarione. Ilarione era un nome dato per questo motivo, quindi immaginate questo ragazzino piccolino con questo Ilarione, che è stato sempre una figura protettiva, lo rimase per tutta la vita del nonno, perché poi quando tornarono in Italia ci tornarono assieme, e poi insomma il resto ora ve lo raccontiamo. Bene, terza classe quindi, disagio a non finire, fonte di malattia anche, no? A partire dai pidocchi ad arrivare fino alle polmoniti e cattivi odori e quant'altro. Qui Francesco incontra Paolino, un altro bimbetto, che però durante il viaggio Paolino purtroppo per delle complicanze dovuta alla polmonite, muore. Cosa frequente all'epoca, non tutti partivano, ma non tutti arrivavano. Era pure frequente che nascesse qualcuno sulle navi, perché il viaggio quel periodo durava un mesetto, quindi partivano delle donne incinte che a volte partorivano, quindi c'era la vita, ma c'era anche la morte. Morivano i più deboli, morivano gli anziani, morivano i bambini. La polmonite era un fatto frequente, in epoca non antibiotiche si moriva di polmonite, però abbiamo visto come in epoca moderna si muore di polmonite per i virus, quindi la storia si ripete. E quindi il primo contatto di mio nonno con la vita in realtà fu un contatto negativo, fu un contatto con la morte, però fa parte della vita, quindi fu l'inizio della sua crescita. Bene, è proprio vero, è un ripetersi. Adesso se pensiamo agli immigrati che arrivano sui balconi, cioè, insomma, bene o male siamo lì, noi eravamo magari su questi grandi bastimenti
e loro invece arrivano su barco di fortuna, arrivato a un certo punto. Si arriva in Argentina. Francesco raccoglie subito la palla al balzo, no? Persona, ragazzino intelligentissimo, capisce che nell'aiutare gli altri a portare le valigie si guadagnava qualcosa. Da qui Changador, che sarebbe praticamente la traduzione di facchino, trasportatore in spagnolo. Quindi Francesco inizia a lavorare a soli 7 anni facendo il facchino. Dovete sapere che questo mio prozio Ilarione era un gaudente. La moglie Elisabetta, la mia bisnonna Elisabetta, che non ho conosciuto ma di cui ho sentito tanto parlare, era una carabiniera. Quindi quando lui era qua in Calabria doveva rigare dritto. A Buenos Aires un po' meno, insomma. Quindi dopo una permanenza in Italia era ritornato in vacanza praticamente a Buenos Aires. E quindi appena arrivato, nonostante ci fosse il nipotino dietro, lo aspettavano gli amici e le donne nelle osterie di Buenos Aires, per cui raccontava mio nonno ai suoi figli, lo zio mangiò, si ubriacò e si svegliò in pratica dopo una settimana, per cui nel frattempo il nonno aveva dove dormire perché aveva un giaciglio nella casa dello zio, però si ritrovò in pratica da solo e cominciò ad uscire e da lì veniva vicino ad arrivare a Porto Madero, perché le case degli emigrati erano tutte in genere sullo sbocco del fiume, era una zona piuttosto malsana, quindi si trovavano case a poco prezzo, che tra l'altro spesso costruivano autonomamente con rimasugli delle navi, quindi erano delle case variopinte, proprio perché fatte da materiali di vario colore. La bocca del fiume, c'è tuttora a Buenos Aires, il quartiere Boca. Gli italiani di seconda, terza, quarta generazione, a un certo punto qualcuno fece soldi, insomma, diventò ricco, vollero costituire una squadra di calcio, che fu proprio perché è nata nel quartiere Boca, il Boca Junior. Chi segue il calcio sa che era la squadra di Maradona. E l'altra squadra era il River Plate, l'altra squadra, sempre sullo sbocco del fiume, erano i quartieri degli emigrati, che erano le etnie più rappresentate erano i genovesi e poi i meridionali, calabresi, siciliani parecchi, pugliesi parecchi. E quindi Changador comincia ad aiutare questa signora, porta i bagagli, fa i primi soldini, si accorge che Changador si poteva guadagnare e quindi dà un seguito alla cosa. E intanto Francesco, passano gli anni, Francesco cresce e a un certo punto lui abbandona questo lavoro da facchino e si trasferisce all'interno dell'Argentina, dove inizia a lavorare come gaucho. Però durante questo, quindi, la fame viene anche accantonata, no? Perché lavorando giustamente in fattoria, la carne c'era, quindi si mangiava anche bene. Però succede un episodio: Francesco perde un occhio a causa di un calcio, un cavallo mi pare, no? Di un mulo. Perde un occhio. Tu descrivi questa scena in modo realistico, è proprio perché sei un medico. Quindi questo cambiamento fisico lo porta anche a cambiare vita. Sì, lo scenario si sposta da Buenos Aires a Bahia Blanca, che era una città di emigrati a sud di Buenos Aires, che si chiamava così per queste rocce di sale bianco che si notavano dal porto arrivando. Nell'interno c'era molto terreno, erano richiesti dei gaucho. E mio nonno, che era della famiglia di pescatori, che mai aveva avuto contatto con, se non per qualche pecora che magari lo mandavano a pascolare così, però non era stato mai un allevatore, diventa gaucho, prende il contatto con la carne. La carne argentina, sapete, già dall'epoca e tutt'oggi è famosa per le sue caratteristiche, quella venatura di grasso che le dà quella morbidezza unica. L'angus argentino è tuttora una carne richiestissima. E il nonno quindi comincia a fare questa attività,
prima da gaucho, poi con due amici si mette in società, era facile avere dei terreni quasi gratuitamente, cominciano a coltivare un po' di terreno, comprano le prime mandrie di Angus, poi comprano le pecore, cominciano a vendere la lana, il formaggio, insomma mettono su un'azienda agricola. A un certo punto, un giorno, mentre si cercava di ferrare un mulo, questo mulo dà un calcio all'indietro e toglie un occhio a mio nonno, quindi poi c'è la corsa disperata in città dal medico per fermare l'emorragia, cercare di bloccare poi l'infezione con un ferro rovente, quindi all'epoca erano questi i sistemi. Un po' di rum come disinfettante, che comunque funziona perché altro, e il nonno rimane senza occhio. Tutte le foto che io ho di mio nonno, ne ho una con questi due soci, che nell'entrata di casa dei miei genitori, dove c'è lui vestiti in giacca, cravatta, la classica foto di una volta che si faceva come ricordo con questi suoi due amici, e si vede che lui ha un occhio mancante, anche se in alcune foto i fotografi cercarono di fare dei piccoli ritocchi, però si vedeva, e per lui fu il limite fisico, lo cambiò anche psicologicamente e fu il primo colpettino che lo portò a pensare a ritornare, anche perché nel frattempo arrivavano notizie da casa che i suoi genitori erano morti senza la presenza dei figli, perché i fratelli nel frattempo lo avevano raggiunto in Argentina. Sì, è vero, gli mandavano da vivere, quindi avevano aiutato economicamente i genitori, i quali però erano morti da soli. Nacque la voglia di tornare. Sì, infatti, però prima Francesco fa andare in Argentina anche gli altri fratelli, che diventano poi dei pescatori, e quindi la famiglia in un certo qual modo si riunisce. Però arriva a un certo punto, Francesco vuole ritornare in Italia, sente la necessità di tornare proprio a casa sua e va con lo zio, pagandogli il biglietto, ma non in terza classe, in seconda classe, proprio come riscatto sociale. Sì, era un lusso pagarsi la seconda classe, era proprio un lusso. C'è questo riscatto sociale, Ilarione ha già una certa età, torna, vuole godersi la pensione, la famiglia, prende un po' di pecore e se ne va a pascolare, anche perché doveva riuscire a sfuggire a nonna Elisabetta, che era sempre più carabiniera, e niente, sia Ilarione che Elisabetta pensano di dover fare maritare questo nipote. Che però li sconvolge, fa una cosa che loro non si aspettano. Sì, infatti, da Francesco, da poi da gaucho, arriva a Roccella e diventa Don Ciccio Bucceri, quindi diventa un macellaio, no? E cosa fa? Chiede di sposa addirittura Cecilia, la cugina, figlia di Ilarione e Elisabetta. Volevo leggervi una pagina, non sono brava nella lettura espressiva, vi avviso. Cecilia, io non credo di essere alla vostra altezza, ripeteva Cecilia, quell'uomo che per lei era un eroe, perché non conosco nulla del mondo e della vita mentre voi conoscete tante cose e avete visto l'America. Avete conosciuto tante donne migliori di me. Su quest'ultimo argomento Francesco cambiava discorso, non facendo alcuna ammissione, come si confaceva ad un uomo educato, ma ciò alimentava ulteriormente quell'alone di mistero che lo circondava. Vi ho chiesto in sposa perché ritengo che siate all'altezza. Voglio farmi una famiglia, avere una brava moglie e tanti figli, se possibile tanti maschi che mi aiuteranno nel lavoro. Ho il denaro per comprare casa e qualche mobile me ne rimarrà ancora, e poi ho imparato questo lavoro che mi consentirà di mantenere la famiglia. Vostro padre, che come un padre anche per me, ha detto di essere d'accordo e quindi abbiamo la benedizione dei vostri genitori. Sono sicuro che anche i miei, se fossero vivi, sarebbero contenti. Così Cecilia sposò il suo principe azzurro e Francesco conquistò la sua amata. Il giorno del matrimonio fu felice nella sua semplicità.
La cerimonia in chiesa, il ritorno a casa, il pranzo con piatti prelibati preparati dalla zia Elisabetta con le donne della parentela, gli abbracci dei parenti e degli amici. Francesco non avrebbe mai dimenticato la bellezza di Cecilia quel giorno, sconvolgente e commovente nella sua quasi infantile semplicità. Cecilia non avrebbe mai dimenticato la bellezza imponente del marito, impettito in quell'elegante vestito venuto dalle Americhe che faceva invidia a tutti. A coronamento del matrimonio, un breve viaggio di nozze fu deciso da Elisabetta per dare a tutti dimostrazione della possibilità dello sposo, non essendo all'epoca molto comune potersi permettere un lusso del genere. Ma Cecilia non era mai uscita dal paese natale e per lei un viaggio così lungo si era deciso come la meta della città di Messina. Era forte di paura. Ci volle tutta l'insistenza della madre per convincerla che era una bella cosa e che non avrebbe corso pericoli. Sì, c'era da attraversare il mare per circa un'ora, ma insieme a lei non ci sarebbe stato il marito che aveva attraversato due volte l'oceano. Quindi la paura di questa donna di spostarsi da Roccella a attraversare il mare per andare a Messina, quindi determina la semplicità. Aveva 16 anni Cecilia. Il nonno ne aveva 31 o 32, quindi si passavano 15-16 anni. Era una bambina. Quando le andarono a dire che l'aveva chiesto in sposa, stava giocando con le bambole, con le amiche. Quindi per lei era una cosa più grande di lei. Io l'ho conosciuta. Non, il nonno no, purtroppo. Cecilia l'ho conosciuta. Nella mia famiglia c'è questo nome perché, scusate, l'emozione. Sì. C'è mia nipote che si chiama Cecilia, c'è mia cugina. Francesca, mia figlia, scherza, dice che nella nostra famiglia non abbiamo molta fantasia per i nomi. E diciamo, dialettalmente dice, i nomi della nostra famiglia sono Ciccio, Antonio e Peppe. Però, insomma, è la bellezza delle tradizioni. E niente, inizia questa loro vita assieme, questa bambina che piano piano diventa donna e sposa questo che per lei era questo grand'uomo. Dicevamo un romanzo storico da questo punto di vista, non solo storia di famiglia, ma storico nella realtà proprio, perché parliamo anche della spagnola. Le reliquie di San Pantaleone, medico e martire, la fede a confronto con la scienza, secondo... Allora, qui abbiamo la spagnola che si è verificata. Io ho scoperto, tramite il tuo libro, che il primo caso di spagnola fu a Rivadi. Non come si pensava da qualche altra parte. Vengono portate, esposte, le reliquie di San Pantaleone, medico. Tu sei un medico. Secondo te, tra fede e scienza, come devono camminare? Il rapporto, no? C'è sempre stata questa diatriba tra credere, non credere, fare, non fare, eccetera, eccetera. Come devono camminare? Devono integrarsi? Annullarsi? Devono discostarsi? Che secondo te, qual è la tua opinione del rapporto tra scienza e fede? È chiaro che non c'è una risposta universale, perché ognuno vive le cose a modo suo. In questi casi i convincimenti individuali sono ognuno rispettoso, ognuno degno di rispetto. Posso dirti il mio, appunto. Ti dico questo, che da uomo di scienza, perché quella medicina non è una scienza, però la medicina è fatta di tante cose dove la scienza è un elemento, però appunto il medico deve capire di tante materie scientifiche per poter esercitare la sua professione. Quindi immodestamente dico, da uomo di scienza, avendo avuto modo di approfondire poi in modo particolare alcuni campi e di conoscere, ho avuto la fortuna di conoscere persone che in vari campi della chimica, della fisica, della biologia hanno approfondito molto più di me. Quindi avendo comunque, essendo venuto a contatto con certi mondi scientifici dove si arriva a
all'infinitamente grande e all'infinitamente piccolo, ci si rende conto che il tutto è regolato da leggi universali che non possono essere delle coincidenze. Non può essere una coincidenza il DNA, non può essere una coincidenza un RNA messaggero che parte da un nucleo e va ad un mitocondrio e stampa le proteine, le stampa leggendo un codice genetico, e non può essere una coincidenza il Big Bang, l'espansione dell'universo, i buchi neri, la grandezza degli scienziati del periodo fra le due guerre e del dopoguerra. Tutti pensiamo ad Einstein, fu avere intuito determinate leggi teoriche che oggi ancora stiamo andando a dimostrare, perché tuttora quando visualizzano un buco nero non fanno altro che dimostrare cose previste da Einstein 70 anni prima. Anche Einstein originariamente era ateo, però poi quando si avvicinò all'infinitamente grande e all'infinitamente piccolo cominciò a avvicinarsi alla figura del divino. E in un'altra volta che abbiamo avuto modo di parlare assieme ti ho citato il dialogo epistolare fra Einstein e Niels Bohr, in cui Einstein, naturalmente il discorso è più complesso, non vi voglio tediare, ma lì parlavano della teoria dei quanti, e Einstein criticava la visione quantistica dell'universo e disse la famosa frase, dice: io non posso credere che ci sia un Dio che gioca a dadi con l'universo. I dadi erano i quanti della teoria di Max Planck e di Bohr, e Bohr gli rispose in una sola frase, dice: sì, però non puoi dire a Dio come deve giocare. Anche Bohr originariamente era ateo. L'avere essere arrivati ai limiti più alti della scienza li avvicinò a Dio. La mia visione è questa. Poi molte volte, ora non voglio usare la parola miracolo, però nella mia professione ho assistito a delle situazioni in cui onestamente ho fatto anche delle gran belle figure con le guarigioni di persone, però onestamente non credo di essere stato solo io. Penso che ci sia stato qualcosa in più. D'altra parte, con diversi mondi valgono un solo pensiero, diceva qualcuno, no? Bene, quindi si sposano, Francesco e Cecilia si sposano, hanno tanti figli, tra cui tuo padre, Ilario, che dimostra di avere capacità e volontà di studiare fino a quando diventerà un veterinario, recentemente scomparso tuo papà. E la storia si sussegue, la storia va avanti, abbiamo il fascismo. Il fascismo, il suo avvento, la guerra d'Africa, e uno dei tuoi zii parte proprio per la patria, per il re, come si diceva una volta, e va a fare la guerra d'Africa. Lo zio Ciccio, che era un esponente del gruppo Cicciutone e Peppe, no? O uno zio Peppe, fratello Antonio, e vari Antonio in famiglia, quindi ci siamo. Lo zio Ciccio, sì, era il fratello molto maggiore di mio padre, nel senso che si passavano 19 anni. Mio padre era il piccolo, e zio Ciccio non era nemmeno il grande, perché c'era stato qualcuno prima di lui che purtroppo era scomparso. Sì, lo convincono a partire per la guerra d'Africa. Lì il nonno lo prende malissimo e arriva a minacciare col coltello che aveva convinto lo zio a partire. Questo gli creò qualche problema con il regime dell'epoca, non fu il solo episodio. Sì, infatti un uomo forte, un uomo antifascista, però manda il figlio per la guerra, tutto sommato, no? Voglio leggere, se mi concedete, un altro pezzo. Qui, dopo la guerra, ovviamente arriveremo al 48, referendum, Repubblica o Monarchia. Francesco, allora, perdonate. Il primo atto del neonato Stato italiano fu la promulgazione del referendum per scegliere la forma di governo, cioè scegliere fra Repubblica e Monarchia.
Fu anche la prima volta che in una consultazione di respiro nazionale fu concesso il voto alle donne. Francesco era un po' contrario ad entrambe le cose. Dialogando coi figli, al lavoro diceva: «Dove arriveremo? Il voto alle donne? Focumeo! E quando mai si è detto una cosa di questo genere? E che ne capisce mia moglie di politica? Per non parlare della tua», scoppiando il figlio maggiore, l'unico sposato. «E poi, questo patto di rimandare via il re? Sì, vabbè, ha fatto tanti errori, ha lasciato fare questi portati che ci hanno portato per anni e che per anni ci hanno rotto le scatole e trascinato in questa guerra schifosa. E poi è scappato da Roma lasciando il Papa senza protezione. Però il re è sempre il re. Un conto è quando comanda uno, un conto è quanto devono comandare in tanti, figuriamoci». Quindi un uomo che, pur rispettando le donne, si aveva un concetto un po' particolare, no? Si vota le donne dove si arriva. E poi un'altra cosa. E per quanto fosse contrario al fascismo, contrario alla novità, è rimasto sempre legato alla monarchia. Ma era di quegli uomini di una volta. Non dimentichiamo che nel referendum, se avesse votato solo il meridione, la monarchia avrebbe vinto. Non so se ha torto o ragione, ma era così, era il loro modo di pensare. Poi la figura femminile. Nella mia famiglia c'è stato sempre un rispetto che ci è stato insegnato ancora prima del nonno, però lui era un uomo dei suoi tempi, nato nel 1877, quindi per lui l'idea della donna che votava, della donna che entrava in politica era inaccettabile. Era così. E si va avanti fino a quando poi Francesco una sera, seduto sulla scala, ripensando al passato, viene colto da un infarto e muore. Io il film lo vedo partire da lì, come tutto un flashback. Sì, quella scala non c'è più da qualche anno, perché poi la casa è stata venduta, però fino a qualche anno fa in via Umberto a Ruccella c'era questa vecchia casa che poi era stata rimodernata, e c'erano questi grossi gradini dai quali seduti si vedeva il vicolo che andava verso l'interno, però si vedeva anche via Umberto, quindi era un buon punto di osservazione. Non c'era la televisione all'epoca, quindi qualcosa si doveva fare la sera. Camminando in questo vicolo, io da bambino ci andavo, c'erano varie case, mi ricordo pure le persone che ci abitavano. E la cosa più caratteristica era la bottega del Sarto di Don Nicolino, dove mio nonno fece il primo vestito a mio padre e mio padre fece il primo vestito a me. Perché Nicolino il Sarto visse vecchissimo, era una figura storica di Ruccella. Fino a pochi anni fa era vivo, di quasi 94-95 anni, forse più, e faceva la sua passeggiata in via Marina. E pochi giorni prima mio nonno era andato da Nicolino a ordinare il vestito per il figlio che si doveva iscrivere all'università perché avrebbe fatto licenze liceali. Poi soffriva di pressione alta, all'epoca non c'erano terapie, beveva ogni mattina il succo d'aloe, che non so fino a che punto facesse bene, quantomeno per la pressione. Un colpo di pressione alta, un infarto e la storia finisce qui. E inizia poi la storia dei figli, di cui uno è mio padre. Bene, Francesco, io faccio un giro. Giro per il pubblico e vado, se mi arriva il microfono, arriva il filo, sì. Giro di qua. Ok, professoressa Caterina Mangole. Grazie, sarei intervenuta lo stesso perché volevo complimentarmi per l'argomento. Perché credo che sia giusto, va bene che è entrato nella letteratura, ma è entrato con un racconto di viaggio. Noi, per la letteratura calabrese, mi viene in mente il viaggio che ha narrato Corrado Amaro in Russia nell'Uomo Forte, però non era il suo intento questo del racconto della vita reale,
del viaggio, dei sogni, delle utopie, dell'emigrazione. No, era un altro, il suo intento era più politico e anche intellettuale dell'epoca. Ora invece da un po' di tempo abbiamo visto anche i romanzi di Gangemi, ambientati proprio lì nell'America del Nord e non del Sud. Io pure mi sono cimentata in questo campo, però è un racconto del 2000, il viaggio che ho fatto in Florida con il titolo dato di alcuni anni fa, i fenicotteri non erano color di rosa, che erano arancioni. Ora, vorrei dire questo. Recentemente pure ho presentato il libro di Pino Macri, Il violino di Charlie. Anche lui racconta una storia di emigranti. Mentre i nostri, che sono rimasti là, e faccio riferimento, visto che il viaggio non è negli Stati Uniti o nel Canada, ma è in Argentina, a uno scrittore di là, che è nato nel 1930. Perché i genitori da mamma si erano trasferiti, il padre che si era trasferito aveva chiamato la famiglia, poi erano nati al Cile, lui infatti è nato in Argentina. Ed è Roberto Raschella, però è Raschella perché non si usa l'accento. E lui parla del nostro territorio. Quindi abbiamo, come dire, questa corrispondenza, potremmo anche aggiungere. Non è di amorosi sensi, ma forse io vorrei dire di identità dei luoghi, di senso dei luoghi. E ora mi piace che invece degli scrittori stranieri che scoprono una Calabria selvaggia da due secoli, da tre secoli, ed ospitale, laboriosa, con tanti problemi dell'epoca che erano quelli di tutti, ci siano i nostri calabresi che viaggiano e raccontano. Quindi sono delle storie, sembrano uguali perché sono storie di emigranti, però c'è uno spaccato di vita e c'è anche una, io direi, una messe di valori, perché in un altro convegno, in un altro incontro, ho chiamato la sapienza antica, che è quella orale. Ecco, il dottor Asprea ha ricordato il racconto orale trasmesso, e dal racconto orale si va allo scritto, come facevano gli aerei pure una volta. E quindi sono tante cose che si sanno, e attraverso questi racconti noi ne prendiamo conoscenza. Quindi mi auguro che ci siano altri che raccontino pure di questi viaggi in tutto il mondo. Grazie. Ora Papallo, ora siciliano Papallo. Ma io ringrazio lo scrittore, ringrazio te che sei stata bravissima nella presentazione. Ho deciso di comprarlo perché è un tuffo nel passato, nell'infanzia, perché tutti abbiamo avuto parenti. Io non ho avuto la sfortuna o la fortuna di vedere l'emigrazione direttamente nella mia famiglia, padre, madre, eccetera. Però i miei zii sono partiti. Io ricordo ancora, mi commuovo, però la commozione fa parte. Quanto è stato doloroso. Che brutta malattia la sensibilità. No. Per me è stata dolorosa la partenza delle mie zie negli anni 50, io avevo 10 anni. Un dolore enorme. E siccome non si viaggiava molto spesso, quando io sono andata, mi sono recata al cimitero a Milton e mi sono tornate in mente le parole di mia zia. Sei venuta ora che non ci sono più. L'emigrazione ti apre la mente, è uno scambio, però c'è tanto dolore nel distacco, no? Io ricordo quel dolore grande e avevo solo 10 anni. Grazie. Qualcuno vuole intervenire, vuole dire qualcosa? Presidente, allora. Allora, questa è l'associazione. L'associazione ha questa finalità di
riscoprire noi stessi, cioè l'intimo di noi stessi, non l'apparato esterno, l'apparato interno. Io prima di darvi appuntamento, e ovviamente prima di ringraziare Francesco e Simona, che sono stati splendidi, vi vorrei lasciare con una domanda. Noi siamo ricchi di sofferenze e di sofferenze, ed è una sofferenza storica, ma quello che continuo a chiedermi davanti a tutta questa sofferenza, non dovremmo essere migliori? Non dovremmo avere un collettivo, una comunità più attenta, più accogliente? È una domanda che mi faccio e la pongo anche a voi. Chiaramente avremo modo di rispondere, penso. Io vi do la... prima di darvi l'appuntamento, vi ringrazio per la presenza e vi do l'appuntamento sabato prossimo, dove racconteremo un'altra storia attuale fatta di... ve la racconto così. Da ragazzino guardavo la carta geografica dell'Italia e vedevo il confine dell'Italia che era un confine particolare, cioè andava verso sud, comprendeva l'Istria, penso di Dalmazia, però poi quando ho cambiato scuola, da scuola elementare sono passato alla scuola media superiore, e ho visto quel confine cambiato e dico: cosa è successo? Un errore del cartografo? Bene, quella domanda, errore del cartografo, girava dentro me, ci è voluto un pochettino di tempo prima di dare risposta, e a questa risposta è arrivato anche, diciamo, il racconto di Pepi l'Americano, che presenteremo sabato prossimo alla stessa ora. Grazie a tutti. Volevo ricordare una cosa, che queste nostre iniziative per il mese di maggio, l'associazione ALB aderisce al maggio dei libri, invogliando praticamente la lettura. Saranno 3 incontri, il primo è stato oggi, il secondo sarà, come ha detto Cosimo, anticipato Cosimo, il 21, quindi sabato prossimo alle 18, Rossella Scherl, con Pepi l'Americano, ci accompagnerà nel viaggio il nostro socio Antonio Ieracà, e poi ci sarà il 27 di maggio, ci sarà una serata dedicata a un libro DVD dedicato a Gioacchino da Fiore, che condurrà la serata il professor Luciano Pignomeno. Io ringrazio tutti per la presenza, ringrazio Francesco, e ricordiamoci che non siamo noi ad aprire i libri, ma sono i libri che aprono noi. Per chi volesse acquistare il testo, si può recare qua a Parma. Grazie.